benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e quest'oggi vi porto un video diverso rispetto al solito perché è un, appunto, come avete visto dal titolo, un video vlog, un mini vlog diciamo così, e un unboxing. Io mi auguro di essere riuscita nel mio intento, sia di divertirvi, insomma, per darvi un po' quel sentore di aver passato una giornata con me, di aver riportato appunto a recuperare poi i libri che vedrete successivamente. E niente, compaio brevemente, nel senso la Marta decente compare brevemente per farvi la premessa che appunto mi vedrete in vesti casalinghe, cioè non spaventatevi, sarò tutta un po' sfatta. Vi faccio gli auguri di buon anno, spero che abbiate passato delle buone feste. Vi ringrazio anche perché vedo che siamo aumentati, attualmente quando sto registrando adesso siamo in 37 iscritti, io sono felicissimo, lo so che per qualcuno può essere un numero ridicolo, ma per me no, e niente, quindi vi ringrazio di cuore, ho visto che sono aumentate anche le visualizzazioni, addirittura un video 300 visualizzazioni, che per me è tantissimo, quindi appunto vi ringrazio ancora. Approfitto per farmi un po' di pubblicità personale, per cui per tutte le persone che insomma che hanno visto i miei video e che magari non sono iscritte, se vi sto simpatica, se volete supportarmi, iscrivetevi al canale e lasciatemi dei commenti, che io non vedo l'ora veramente di chiacchierare con voi, scambiarci appunto opinioni. E niente, adesso vi lascio al video e io spero di essere riuscita appunto nel mio intento, cioè di farvi divertire. Comunque preparatevi perché oggi conoscerete due mie fedeli compagne che sono come da tutta la vita, ossia il disagio e la sfiga. Ma a parte questo, a parte questa cavolata che ho appena sparato, io vi lascio al video e niente, noi ci rivediamo a fine video, quindi dopo. Ciao! Eccoci qua, fa un freddo cane, tant'è che sono anche con i guanti, sto andando in biblioteca a ritirare i libri. Non avete idea di quanto mi sento scema a parlare per strada mentre sto camminando, riprendendo con il telefono. E niente, adesso mi appropinco per ritirare i libri e spero di andare nella direzione giusta, perché è da anni che non vengo in questa biblioteca e non ho la più pallida idea di dove rimanga. Cioè, non ho la più pallida idea, non mi ricordo, mi ricordo solamente vagamente. E mi sto rendendo conto adesso che sembro un po' un puff con questo cappello. Vabbè, eccoci qua, biblioteca comunale, sono arrivata, vado. Io e la mia solita fortuna, chi mi conosce lo sa che sono un po' sfigata su queste cose, la biblioteca è chiusa. E tra l'altro è aperta solo sabato pomeriggio, oggi è sabato, e un altro giorno della settimana al mattino, non mi ricordo quando. E niente, si vede che hanno fatto il ponte perché oggi è 10 dicembre, scema io che non ho controllato e non ho provato a chiamare, però ho guardato sul sito e mi diceva che oggi avrebbe dovuto essere aperto. Ma tutti adesso devono passare mentre mi riprendo. Vabbè, ho fatto un giro a vuoto, tornerò un altro giorno per forza. Diversissima dal solito, ma come vedete sono vestita da casa e sono tutta sfatta. Stavo studiando e ha suonato il corriere e ho pensato di registrare un unboxing con voi.
Si tratta di un libro che ho preso da Amazon usato e non potevo aspettare ad aprirlo in un prossimo video, quindi lo apro subito con voi. Vediamo com'è, se è recente, se c'era scritto che era in buone condizioni. Oh, che bello! Adesso ve lo mostro, aspettate che mi avvicino. Fanti e regine della Craveri. E io non vedevo l'ora di avere questo libro. È un saggio, e infatti c'è il bollino di Amazon, e l'ho trovato usato ed effettivamente in buone condizioni. A parte per questo angolino qua un po' rovinato, ma ci sono anche delle immagini, tra l'altro, delle. Sì, ritratti, che bello. Sono veramente contenta di averlo trovato usato e tra l'altro in condizioni buonissime. Ah no, buonissime. Oddio, sto notando adesso che c'è questa costa rovinatissima. Qua non so se si vede. È abbastanza rovinato, però in realtà non è che mi dà così tanto fastidio. Cioè, mi interessa che sia tenuto bene all'interno, che non manchino pagine, che non sia sottolineato ed è in buone condizioni. Scritto abbastanza fitto, ma non vedevo l'ora di averlo e lo voglio assolutamente leggere. Penso che lo leggerò quest'anno. E praticamente riguarda le figure di donne all'interno della corte soprattutto, e quindi infatti il sottotitolo è Il potere delle donne. In particolare adesso vorrei andare a leggermi l'indice. Allora, un'italiana alla corte di Francia, Caterina de' Medici, Gabrielle d'Estrée, non so come si dice. Maria de' Medici, Anna d'Austria, Maria Mancini, Maria Teresa d'Austria, ce ne sono tantissime. Si parla di donne che con la loro astuzia ed intelligenza hanno avuto un ruolo preponderante all'interno di quello che può essere il potere politico o appunto di amanti, il ruolo di madre. Deve essere molto interessante e comunque mentre lo sfogliavo, mentre lo stavo rigirando tra le mani, mi sono accorta che non solo è rovinato, ma secondo me qua. Dato che è un usato, secondo me quando è stato aperto il pacco per poi spedirmelo, l'hanno rovinato e tagliato col taglierino. Adesso mi avvicino e vi faccio vedere. Qui non so se si riesce a vedere, ma vi assicuro che dal vivo si capisce che sono andati in profondità, perché se io faccio così riesco a infilarci dentro proprio l'unghia. E quindi io temo che questa cosa non c'è, cioè adesso non so cosa fare, se restituirlo oppure no, perché io temo che si possa disfare il libro. Cioè, comunque, un conto è l'angolo rovinato, cioè questo non mi va a danneggiare la lettura, ma questo ci sono delle pagine proprio che si vede, che rischiano di rompersi. Non si vede una mazza. Perfetto, qua. Qui si apre proprio, adesso lo sto che torturando ancora di più, quindi o ci metterò, non so, la colla, non è che mi va tanto di mettercela, o vedo se riesco a rimediare con dello scotch, però mi girano anche un po' le scatole, insomma, e quindi vedo cosa fare, non lo so, ragazzi, al massimo appunto lo restituisco e me lo compro nuovo con gli sconti. Un peccato perché per il resto era messo veramente bene. Adesso valuto cosa fare. Vabbè, questo è quanto. Io spero che vi sia piaciuto questo piccolo unboxing. Sono tutta un po' sfatta così, molto casalingo, ecco, diciamo così. E niente, vi rilascio al video, al continuo del video. Ciao! Eccomi tutta sfatta ancora per aggiornarvi brevemente sul fatidico libro che non vedevo l'ora di leggere. Alla fine ho deciso di renderlo perché è veramente messo troppo male. E appunto la mia teoria è che secondo me il privato l'ha venduto ad Amazon, quindi nel momento in cui gliel'ha spedito, ok, quando Amazon o chi ha aperto il pacco con il taglierino, perché si vede che è proprio un taglio non da coltello, taglierino. L'ha inciso e è andato troppo in profondità, ha aperto evidentemente troppo violentemente e scusate,
E appunto ha rovinato tutta la costa, perché guardando bene tutta la parte rovinata, che però non mi dava così tanto fastidio, ho fatto qualche foto, al massimo ve le metto qua in sovraimpressione, si vede proprio che secondo me è partito da quel punto e col taglierino è andato fino giù, solo che ha fatto troppa forza verso la fine e quindi ha proprio tagliato anche le pagine, cioè quel libro rischia di disfarsi secondo me con l'andare del tempo. Va bene che è tutta la parte dedicata alle note, però mi girano anche le scatole, perché anche se era usato, appunto, cavolo, era in perfette condizioni, ragazzi, dentro era perfetto, non era scritto, non era sottolineato né evidenziato, non c'erano pagine piegate né angolini rotti, davanti era perfetto, dietro pure è la costa che è un disastro. E quindi niente, ho già fatto il reso, ho inserito tutte le cose su Amazon e adesso preparo il pacco da spedire. E niente, me lo prenderò con gli sconti a Delphi, anche se non vedevo l'ora di leggerlo. Avevo già deciso che come arrivava probabilmente l'avrei iniziato e me lo sarei letto con molta calma, perché avevo sentito altri pareri che dicevano che era anche abbastanza scorrevole come lettura, anche se abbastanza lungo, appunto andava via velocemente, ecco. E niente, ragazzi, io che mi conosce lo sa che sono sfigata con queste cose, soprattutto quando faccio ordini online. Poi non parliamo di quando ordino cose di tecnologia, lasciamo perdere, vabbè. E niente, vado a fare il pacco e niente, noi ci vediamo più tardi. Sono passati solamente pochi minuti, per me è passato qualche giorno e fa ancora più freddo dell'altro giorno quando sono venuta. Stavolta mi sono assicurata che sia aperta la biblioteca, infatti ho fatto una telefonata e guardate come sono stata brava, finalmente mi sono ricordata che devo riprendermi in orizzontale. Scusate, ma in questo vlog ci sarà più disagio che video, temo. Vabbè, io ci ho provato, ho editato una piccola parte adesso, l'inizio di questo vlog. Non so ancora se mi convince, non c'è una che mi sta guardando malissimo perché mi sto riprendendo, ragazzi, che disagio. Vabbè, e comunque sono quasi arrivata già alla biblioteca, adesso entriamo insieme e non vedo l'ora di farvi vedere che cosa ho preso. Finalmente missione compiuta. Ho già sbirciato qualche copertina mentre me li dava e adesso non vedo l'ora di tornare a casa e farveli vedere. Sono due graphic novel che costano un sacco, tipo 20 euro l'una, siccome è una serie di due autori italiani. Non sono tanto una lettrice da fumetti, però questi mi ispirano particolarmente sia per la storia che per le tavole. Scusate, mi fate un po' il fiatone perché parlare mentre faccio una salita non è proprio il massimo. Mentre ho preso dei saggi, uno di cui vi avevo già accennato, che è quello relativo all'idiota, quello spero di leggerlo subito, al massimo lo sbircio un attimino e lo leggerò più avanti. Altri due saggi che siccome non si trova l'indice online e io ero curiosa di vedere di che, cioè, se possono interessarmi e se possono essermi utili, e quindi li ho presi, ma non con l'intento di leggerli subito, ma di sbirciare qua e là, vedere un po' se possono fare al caso mio. E niente, adesso sono quasi arrivata alla macchina, ci vediamo dopo.
eccomi qua nuovamente in vesti casalinghe, pronta per mostrarvi il bottino della biblioteca. Sono passate un po' di ore e sono andata a ritirarli, che erano intorno alle 11. E invece adesso sono quasi le 3 del pomeriggio, ho avuto tempo solo adesso di tirarli fuori dal sacchetto, cioè adesso li tiro fuori con voi, non li ho ancora tirati fuori dal sacchetto. E nel frattempo, aggiornamento per il famoso pacco e il libro della Craveri, ho fatto il reso, sono già passati a ritirarlo, quindi adesso niente, devo solamente aspettare che mi rimborsino. E niente ragazzi, mi dispiace tantissimo, le condizioni perfette, mi sto ancora rodendo perché porca miseria, se non fosse stato per quel taglio lì sulla costa cioè, l'avrei tenuto, non mi avrebbe dato fastidio o l'angolino o l'altra parte rovinata. Peccato, a questo punto faccio prima ad aspettare gli sconti a Delphi a comprarlo nuovo. Comunque, tornando a noi, ho qui il mio bottino e adesso io direi di partire con le due graphic novel di cui vi ho già parlato prima. Comunque, prima vi ho parlato delle graphic novel e dei saggi, ma in realtà ho preso anche altre cose, sono 6 libri in totale. Allora, partiamo dalle graphic novel e sono Le ragazze del Pilar, primo volume e secondo volume. E ho deciso di prenderli subito tutti e due perché comunque penso che in 1 o 2 giorni il primo libro lo leggerò e se mi piace così ho già subito il secondo e posso andare avanti. Da quello che so hanno fatto solo questi primi due, non so se sono previsti altri libri. Tra l'altro prima stavo guardando su Goodreads e questo è uno spin-off degli autori Teresa Radice e Stefano Turconi. È uno spin-off di un altro libro che adesso mi sfugge il nome, mi sembra Il Porto Proibito, ma nel caso ve lo lascio qua in sovraimpressione. E per cui io spero di poter leggere, cioè di capirli lo stesso e che si possono leggere indipendentemente se si è letto quel volume lì oppure no. Altrimenti, se vedo che non li capisco, niente, ordinerò anche quello dalla biblioteca. E ho dato una sbirciatina alle immagini, prendo il primo così non vi faccio spoiler. Allora, intanto, non si chiamano pagine queste due, com'è che si chiamano? I risguardi, ecco, perché una mia amica ha fatto la tesi su appunto i risguardi delle pagine per quanto riguarda gli albi illustrati, quindi adesso lo so anch'io. Quindi nel risguardo c'è questa cartina e adesso vediamo le tavole. Che sinceramente io non lo so perché, ma me le aspettavo diverse. Cioè, allora, io non conosco bene i termini per quanto riguarda i fumetti e i disegni, sono ignorantissima in materia, ma me li aspettavo meno stilizzati. Non so come dire, questi mi richiamano più i fumetti un po' non alla Paperino, alla Topolino, non so come dire, nel senso che ci sono anche, per esempio, qui sul cappello dei tratti che sono fatti, non, mi viene da dire alla grossolana, ma non che sono alla grossolana, perché comunque cioè, è curato nei particolari, nelle sfumature di colore, che peraltro mi piacciono tantissimo la scelta di questi colori qua. Adesso vi faccio vedere degli altri, appunto questi tutti su toni più caldi, e poi ho visto che ce n'erano degli altri sui toni molto più freddi, eccoli qua. Bellissimi ragazzi, bellissimi. Comunque, appunto, non so come definire questi disegni, nel senso che alcuni, appunto, mi sembrano dei tratti più. Non so come spiegarvi. Faccio prima a farvi vedere, tipo questo disegnino qui. Spero di inquadrarlo. Cioè, vedete che comunque si vede proprio la linea. Ma non è che mi dà fastidio, anzi preferisco che sia così perché mi piacciono molto di più. E, appunto, a me viene da dire che è più stilizzato, ma in realtà non è che sia stilizzato, è semplicemente a un tratto penso che si dica più spesso, non lo so. Se io mi immagino qualcuno che appunto fa il fumettista che stia ascoltando le mie parole in questo momento e stia inorridendo, gli sia venuta la pelle d'oca. Vabbè, spero più o meno di essermi spiegata. Se c'è qualcuno che mi può parlare un po' della tecnica di questo tipo di illustrazione, me lo scriva qua sotto nei commenti, che sono molto incuriosa perché, ripeto, sono abbastanza ignorante in materia. Poi
Comunque, questo è il primo volume e dovrebbe essere una storia di avventura delle ragazze del Pilar che sono delle prostitute. Non so, è un inizio un po' strano, però mi incuriosisce molto. Era da tanto tempo che avevo voglia di leggerlo, da più di un anno, e dato che comunque costano 20 euro l'uno, come vi ho già detto. E non sapendo, cioè non leggendo molti fumetti, quindi non sapendo se potevano piacermi sia le tavole che appunto la storia, ho detto prima li leggo in biblioteca e se proprio ci tengo li recupererò in cartaceo. E basta, quindi questi due sono i fumetti. E basta, adesso andiamo avanti. Vi faccio vedere l'unico altro libro che non è un saggio, di cui mi sono dimenticata di parlarvi, che è di Victor Hugo. E penso che questo sia sconosciutissimo, cioè che sia sconosciuto come libro, perché non l'ho mai sentito nominare da nessuno. Ed è Favola senza tempo. Tra l'altro ci sono anche delle illustrazioni adesso che... Oh, particolari, molto particolari. E anche questo era da un annetto che lo volevo leggere, è sulle 100 pagine, non mi ricordo assolutamente di che cosa parla, però io amo Hugo e volevo recuperare anche le sue opere più minori e più sconosciute. Infatti, oltre a questa, vorrei leggere anche L'arte di essere nonno, che già dal titolo, secondo me, deve essere di una dolcezza infinita, poi conoscendo la prosa di Hugo, che è molto poetica. Penso che mi piacerà molto sia questo che l'altro libro quando appunto lo recupererò. Questo è completamente fuori catalogo e quindi è per questo che l'ho preso dalla biblioteca. E ecco, magari vi leggo il retro di copertina. Allora, due amanti ingannati dal diavolo, il fatato viaggio nel labirinto del tempo, cavalieri e principesse, castelli e foreste incantate, talismani e sortilegge. Mori infedeli e paesi esotici, demoni e santi. Adesso ho capito perché lo volevo leggere. Non mi ricordavo veramente niente. Temi di sapore medievale, cari al gusto romantico, rielaborati da Hugo in questa favola ricca di vivacità narrativa e di fresca ironia, resa ancora più godibile dalle illustrazioni dello stesso autore. Ah, fatti dallo stesso Hugo? Oh mio Dio, questo non lo sapevo! Sono esaltatissima! Non lo sapevo! Eh sì! Sei illustrazioni di Victor Hugo! Ragazzi, ma perché non è più disponibile questo meraviglio? Comunque dentro è così. Quindi, scritto, cioè interlinea e font che non mi dispiacciono, sono. No, dai, adesso ecco, non vedo l'ora di leggerlo. Cioè, io praticamente sono andata un po' a spulciare nella mia wishlist, ho detto, cioè, vediamo tutti quei libri che ho voglia di leggere in questo momento e che soprattutto quelli che non sono disponibili e poi infatti li ho presi dalla biblioteca e niente, adesso vi faccio vedere invece i tre saggi che sono due di su Dostoevsky e questa è una copertina meravigliosa, anche questo non è più disponibile per quello che l'ho preso dalla biblioteca. Mi sembra che forse si trova, non so se è usato o nuovo su IBS, però appunto non nel senso tramite IBS, e quindi una libreria che spedisce tramite IBS. E quindi questo qua è Il coraggio di essere idiota, quindi un saggio che riguarda, cioè di approfondimento per la lettura dell'idiota che ho appena fatto e come vi ho detto l'ho capita, cioè sono sicura che ho capito ben poco e quindi appunto volevo informarmi di più e approfondire. Adesso mi guardo un po' l'indice, che è bello sostanzioso perché sono ben 3 pagine e niente, questo vorrei leggerlo subito. È scritto abbastanza grandino, tra l'altro il libro è tenuto in buone condizioni perché a volte anche dalla biblioteca mi arrivano di quelle copie che mi si disfano in mano. Niente, questo vorrei leggerlo subito con molta calma, il mio tempo, tanto ho 3 mesi di tempo perché posso fare 3 rinnovi. Le due graphic novel e quello di Hugo vorrei leggerli immediatamente perché penso che questi appunto in 4 giorni li leggerò e questo appunto pure perché sono solo 100 pagine.
Quindi questo con più calma. E poi abbiamo la Concezione di Dostoevskij. Questo saggio invece si trova ancora in una nuova edizione dell'Einaudi, però costicchia un po'. E prima di comprarlo volevo capire se poteva fare al caso mio, se lo capisco, perché non avendo le mai letto niente di critica letteraria, ho detto magari ci capisco una mazza e quindi vedere anche un po' l'indice, cioè se può interessarmi. Comunque, avevo letto qualche opinione che, intanto vi mostro l'indice, avevo letto qualche opinione che diceva che forse è un po' datato come libro, però sempre valido. Io ragazzi non me ne intendo, sinceramente se c'è qualcuno che l'ha letto mi può farmi sapere. Questa è una di quelle copie che ho paura che mi si rischi in mano, dentro è scritto così, quindi bello fitto. E niente, questo appunto me lo sbircerò un pochettino, non ho intenzione di leggermelo subito, anche perché comunque parla di sicurezza. Penso che sicuramente parlerà di altre opere che non ho, scusate, mi sto incartando nel frattempo. Penso che parli sicuramente di altre opere che non ho ancora letto e quindi dargli una sbirciatina. Se capisco che può fare al caso mio, che capisco che cavolo sto leggendo, appunto, di critica, allora un domani lo recupererò o dalla biblioteca ancora oppure appunto me lo compro. E adesso invece vi faccio vedere l'ultimo saggio che è di antropologia medievale ed è questo, non mi ricordo l'autrice, La vita nel Medioevo di Aileen, credo si dica, Power, il contadino, il viaggiatore, la badessa, la donna di casa, il mercante, il fabbricante di panno. E questo dovrebbe essere un excursus all'interno della vita della quotidianità medievale, ma siccome io ho già preso altri libri di Jacques Le Goff, volevo capire se questo potrebbe essere un'aggiunta, cioè un arricchimento ulteriore ai libri che ho già preso, o se è solamente un'ulteriore ripetizione di quelli che ho già, e per questo l'ho preso dalla biblioteca. Quindi anche questo, solita storia dell'altro di Dostoevskij, quindi sbirciarmelo un po' per capire appunto se può fare al caso mio. E niente, nel caso in futuro o me lo comprerò o appunto di nuovo lo prenderò dalla biblioteca. Quindi di effettivo i libri che voglio sbirciare un po' per capire sono questi due, mentre quelli che vorrei leggere adesso nell'immediato sono questi quattro. Non riesco a tenerli in mano, che pesano un botto le due graphic novel. Questi quattro qua, questo appunto con molta più calma. Niente, spero che questo piccolo book haul, diciamo così, dalla biblioteca vi sia piaciuto e lo so che in questo video c'è più disagio che altro e tra l'altro avete visto, avete potuto vedere come nella mia quotidianità ci sia la mia fedele compagna, la sfiga, tra biblioteca e libro che ho dovuto rimandare indietro e niente, adesso vi lascio una Marta un po' meno sfatta, un po' meno casereccia, casalinga. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Eccomi ritornata per fare il recap del video. Spero che voi siate sopravvissuti fino a qui. Per chi è rimasto, volevo parlare brevemente dei due libri che ho già letto, che ho preso dalla biblioteca, che sono i due fumetti, le due graphic novel. Allora, io le ho trovate, scusate, metto giù, se no non mi riprendo la faccia. Allora, io le ho trovate davvero molto carine, sia diciamo nella trama, ecco, di intrattenimento. Mi sono piaciuti tantissimo i disegni, alcuni sono veramente spettacolari. Adesso ve ne cerco qualcuno, magari un'immagine che non vi faccia spoiler. Ecco, per esempio, prendendo questa qui che occupa tutta la pagina, ragazzi, cioè, è veramente spettacolare. Quindi, allora, il primo volume che è questo, ho dato 4 stelline, diciamo che la storia mi ha preso un po' di più, mentre a questo ne ho date 3 stelline, però adesso non voglio dirvi molto altro perché ve ne parlerò nel wrap-up di dicembre, mentre per quanto riguarda i saggi, allora, questo l'ho spulciato, appunto, sbirciato un pochettino e ho visto che ci sono due figure in comune con l'uomo medievale di Le Goff, però secondo me potrebbe interessarmi ugualmente, quindi penso che in futuro o lo acquisterò.
oppure lo recupererò di nuovo dalla biblioteca. Quindi almeno però mi sono fatta un'idea prendendolo adesso, e invece questo qui io pensavo che fosse solo ed esclusivamente legato all'idiota, e invece no, tratta anche di altre opere, e tra l'altro i capitoli sono veramente brevissimi, e secondo me questo lo rende assolutamente scorrevole. Molti sono per esempio solo di 3-4 pagine, alcuni addirittura di 2. E mi ha folgorata già solo dall'introduzione, che adesso vi leggo. Titolo dell'introduzione: di chi si tratta? Si tratta di te. In questo libro l'argomento sarai sempre tu. Dostoevsky ci sarà sempre come esperto di tue faccende, anche molto personali. A Dostoevsky avrebbe fatto piacere. Sapeva che la grandezza di un autore dipende proprio da quanto ti narra di te e dei tuoi parenti e conoscenti. Tentava di farlo in ogni sua pagina. Spesso si accorgeva di riuscirci e sicuramente sperava che anche tu oggi te ne accorgessi. Poco importa che fosse un autore russo e che si vantasse di esserlo, anche quella che Dostoevsky chiama Russia è più che altro una dimensione interiore, e non ci vorrà molto per scoprirti russa o russo nel senso che intendeva lui. Neppure il fatto che sia nato circa 2 secoli fa costituisce un problema nei rapporti tra te e Dostoevsky. Sarà anzi interessante notare come certe cose importanti siano cambiate ben poco da allora. Per esempio, la sua epoca gli andava stretta, come a te la tua, e il futuro a cui si aspirava, scusate, e il futuro a cui aspirava è futuro ancora oggi, in attesa che qualcuno, magari tu, lo realizzi. Bella, mi è piaciuta tantissimo. Ho detto ok, questo lo devo assolutamente leggere, però a questo punto io salterò i vari capitoli in cui parla delle opere che non ho ancora letto e mi leggerò solo ed esclusivamente quelli che riguardano l'Idiota, insomma le altre opere che appunto ho già letto, e niente, davvero molto intrigante e interessante. Invece, per quanto riguarda la concezione di Dostoevsky, questo non ho ancora avuto il tempo di guardarmelo, e niente, comunque lo farò sicuramente. Mentre, aspettate che vado a prendere l'altro libro. Mentre Favola senza tempo di Hugo non l'ho ancora letto, ma ho cominciato a mettermi il segnalibro sulla prima pagina, perché è una lettura che voglio fare sicuramente. E magari con l'anno venturo. Ecco, adesso io sto registrando subito dopo Natale e do la priorità alle letture che ho in corso adesso. Magari questa sarà appunto una delle prossime letture, magari i primi dell'anno. Comunque, questo voglio leggere sicuramente. E basta, questo è quanto. Vi ho parlato di tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Avete visto un po' di delirio generale. Ecco, c'è tanto disagio in questo video, ma spero di avervi tenuto compagnia, di avervi divertito, e niente, io adesso vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!